Allora, dovremmo avere in linea Mauro Bellucci. Ci sei, Mauro? Ci sono, ciao, buonasera, grazie prima di tutto per il ragazzo. Questo mi ha fatto subito piacere, è un ragazzo. ragazzo lo sei. Ragazzo sempre dentro siamo sempre ragazzi. E lo sai, sei anche simpatico. Giocavamo a pallone, ci siamo divertiti, quindi siamo sempre allegri ragazzi. Bravo. E allora Mauro, questa sera sfoglieremo un po' le pagine della tua vita calcistica, lo faremo con grande piacere perché con te ricorderemo anche momenti epici di grandi squadre come l'Inter, ma non solo, anche della Nazionale. Allora, 21... Speriamo che mi ricordo tutto. Vabbè, ti aiutiamo noi. Va bene, dai. E allora, 21 settembre 1969, guarda caso... Fermo. Vicino a casa nostra, perché noi siamo di Missilmeri, c'è un Palermo Inter e arriva questo ragazzo Bellucci che esordisce in quella partita che vedrà poi l'Inter vincere 2-1. Io ti leggo per sommi capi quello che scrive il giornale l'indomani mattina e dice: l'esordio di Bellucci è stato terribile anche per il clima infuocato con cui la squadra ha vissuto quella partita, sembrava fare acqua da tutte le parti. Responsabile questo Bellucci di aver dato spazio a Nova, che poi ha dato la palla per realizzare il gol con Causio, che ha battuto Vieri con un pallonetto, ma poi si è trasformato in un grande calciatore che avrà sicuramente un grandissimo futuro, dando a Bertini l'opportunità di pareggiare. Sicuramente sentiremo parlare di lui in futuro. Ecco, questa è la premessa. Che ricordi hai? Io mi ricordo una cosa di quella partita. Pronto? Sì, sono qua. Mi sentite? Sì. Mi ricordo una cosa, che ci fu un cross, mi ricordo, io tirai in porta, avrei fatto gol all'esordio, e invece Lancini, sulla riga di porta, bravo, parò la palla con le mani, e poi battemmo il rigore, che non lo tirai io, o non so se Boninsegna o Bertini, chi Bertini, dei due lo tirò. Bertini. Ecco, però tirò il rigore perché io avrei fatto gol se non la prendevamo con le mani, ecco, questo ti volevo dire. Bene. Senti Mauro, diciamo che la tua esperienza arriva in un Inter un po' sazia per certi versi. Quell'anno, parlo del 69-70 ovviamente, c'è il Cagliari che va fortissimo e tu giochi con grandissimi calciatori, ma io ne ho tre di amici da ricordare: Sandro Vanello, poi Sergio Girardi e Tarcisio Burnici, no? Nostri grandi amici. Allora, Sandrino Vanello, poi ha detto Burnici, l'altro? Sergio Girardi. Ah, Pepito Girardi, e poi c'era anche, che era Palermo, Pellizzaro. Sì, bravissimo, ma venne l'anno dopo però. Venne l'anno dopo. Esatto, senti Mauro, che ricordi hai di quell'annata che vide il Cagliari vincere lo scudetto, ma a mio modesto avviso voi eravate attrezzati per poterlo fare, perché non siete arrivati a vincerlo? Tu hai detto una cosa giusta facendo la presentazione, che era una squadra un po' piena di trionfi, era un po' sazia, ecco, avevamo giocatori formidabili ma probabilmente un po' anche inconsciamente appagati da tutti i successi che avevano avuto fino a quel momento, ecco. Poi magari dopo hanno capito che era bello vincere e abbiamo ricominciato nel 71 dopo, ecco. Però quello fu una squadra che per me era fortissima, solo che non era motivata al punto di vita o morte, capisci, come era prima o come è stato dopo. Sono d'accordo con te. Infatti l'anno dopo, Mauro, l'anno dopo, nel 70-71, un po' arriva, se vogliamo, il tramonto con uno scudetto di grandissimi tuoi compagni di squadra. Certo. Alla fine della carriera. Parlo di Mazzola, di Corso, del mio amico Bedin, ma anche di nuove leve come Oriali e un certo Bellucci e un grande Giubertoni. Sì. E quell'anno ha vinto lo scudetto anche correndo sul Milan, che era naturalmente il secondo, quindi un successo doppio. Eravamo credo a 7 punti di distacco dal Milan, non so quante partite mancassero, però abbiamo recuperato, allora si parlava di 2 punti, non è come i 3 di oggi, però abbiamo recuperato i 7 punti dal Milan e fu una cavalcata strepitosa.
Senti, Mauro, andiamo al momento epico probabilmente della tua avventura con l'Inter. Parliamo della Coppa dei Campioni. È una Coppa dei Campioni che fate, se vogliamo, un po' al risparmio, perché avete lo Standard di Liegi, vi qualificate... La K di Atene. Bravo. Poi arrivate, secondo me, una partita epica, al di là della partita epica del 4-3 Italia-Germania, ma quasi quasi ci siamo, e parliamo del Borussia Mönchengladbach. Lì abbiamo la famosa lattina che colpisce il mio amico Roberto Boninsegna. Sì. E lì ti posso raccontare un aneddoto? Raccontami tutto. Allora ti racconto questo. Io non sono partito per andare a giocare col Borussia, perché avevo la febbre. Allora mi ricordo che avevo 39 e mezzo di febbre, c'era la partita, ero a letto un po' rincoglionito, accesi la radio, no? Accesi la radio, sentivo 1, 2, 3, 4, 5, ma cosa stanno combinando questi qua, ho detto? Cosa stanno facendo? Poi venne fuori la storia della lattina, l'avvocato Prisco fu molto bravo e dopo si ripeté la partita, no? Sì. Senti Mauro, io devo dire la verità, noi intervistiamo tanti campioni e tanti calciatori molto simpatici come te stasera, però a te voglio fare una domanda. Tu nella tua vita hai fatto un solo gol, uno e uno solo, proprio contro il Borussia, ora noi lo mandiamo... Ma vedi però, se Lancini non la prendeva con le mani erano già due, altre volte mi è successo anche in altre partite... che magari si è fermata sulla riga oppure l'ho passata invece di fare gol io, ecco, insomma, avrei potuto farne 6 o 7 o 10, ma non cambiava niente, insomma. Certo. Noi stiamo vedendo ora fra un c'è il video. Scusa Valentino, scusa. Sì. Una volta i difensori non dovevano far fare il gol ai grandi attaccanti. Poi c'erano i Mazzola, hai detto tu, i Corsi, i Boninsegna, loro il loro mestiere fare gol. Il nostro mestiere era quello di non farli fare agli altri. E stiamo vedendo il tuo, Mauro, è stato meraviglioso quel gol. Quante volte hai sognato la notte? Fu una cosa che mi trovò spaesato, perché lo feci di istinto. Stoppai la palla, poi calciai proprio così, lo misi nell'incrocio dei pali, tutti mi vennero a abbracciare, io non capivo più niente. Cosa ho fatto? Ho fatto un disastro, magari ho combinato qualche cosa, poi tutto lo stadio tracolmo e tutto che urlava, quindi poi mi resi conto, ecco. Senti, però il gol non è mai stato il gol alla mia passione, ecco. Io vengo da una storia, quando io sono andato all'Inter, nella primavera dell'Inter, io avevo Damiani che giocava alla destra, io giocavo mezz'ala destra, io ho fatto un sacco di gol, ho vinto anche il campionato primavera con l'Inter, sì. Ho fatto gol io nella semifinale, facevo gol spesso, poi arrivai in prima squadra e Herrera mi disse: lei è terzino, stop, basta, e lì si chiuse la mia carriera di goleador. Ti ha tracciato la carriera. Stare dietro a Gigi Riva, a Bette, a Prati non era così semplice, capisci? Certo. Quindi non dovevi far gol a loro per vincere la partita. Senti, questa sera prima di venire qua, sai, siamo un paese, noi 20.000 abitanti, seguono un po' i nostri comunicati stampa, e allora un signore, io stavo prendendo al bar il caffè, mi disse: uno dei pochi difensori di quel periodo che aveva dei piedi che sembravano vellutati. Questo è vero, questo devo ammettere, mi dispiace, sarò presuntuoso, ma questo era vero, questo era dovuto anche al mio passato, diciamo così, da mezz'ara, ecco. Però quando poi arrivai all'Inter c'era Suarez, c'era quella gente lì, chapeau, tanto di cappello, mi sono spostato in una linea un po' più umana, ecco. Senti, Mauro, poi altre due partite epiche, giocate col Celtic, una grande squadra, sì. Finirà i calci di rigore. E poi arrivate il 31 maggio 1972 a giocare certamente con non dei pivellini, parliamo di mostri, parliamo di Rep, Cruyff, Neskens e Hahn. Come è andata quella partita? Quella partita ce la giocavamo 10 volte. Io mi ricordo, finita la partita nello spogliatoio con Boninsegna, eravamo un po' lì tutti belli tristi, però io dissi: Bobo, è inutile che siamo tristi. Questa se la giochiamo 10 volte la perdiamo 11, senza nessuno, erano più forti, e quando una squadra è veramente più forte, Schenzan, Cruyff, c'erano veramente Pete Kayser, il capitano,
che marcavo io, era una squadra incredibile, tutti, non c'era mai una pecca nella squadra, tutti erano perfetti. Poi era l'inizio del calcio totale. Io mi ricordo che quando sul Birocco venivano avanti, le ali facevano i terzini con una naturalezza come se fossero, l'avessero sempre fatto, capito? Senti, quindi erano imbattibili. Senti, ma tra l'altro poi quell'Ajax aprirà un ciclo, con la Juventus vincerà 1-0, sì. Segnerà il rep, quindi Coppa dei Campioni, sì. A ripetizione, poi l'Olanda l'abbiamo visto nel 74, ma io proprio voglio arrivare, Mauro, alla nazionale e parliamo della tua esperienza appunto in azzurro. Tu esordisci, sì. Nel 1972 in un Lussemburgo-Italia, una partita, sì, vinta, sì, 4-0, sì. No? E lì noi abbiamo delle immagini meravigliose dove ti si vede un po' emozionato con Rivera, ecco, stiamo vedendo Mazzoni. Beh, ho già preso che con Rivera, io giocavo con Rivera, concorso, giocavo con le figurine, poi mi sono ritrovati compagni nazionali, ti puoi immaginare, no? Avevo 22 anni, oggi quando uno gioca 22-23 anni dicono in una scuola normale, ah, ma bisogna farlo crescere, non so, noi eravamo già cresciuti, a 22 anni giocavamo già nazionale, capito? Bravo. Senti, Mauro, una domanda io te la faccio, poi tu puoi anche non rispondere. Mi vuoi rispondo sempre, mi vuoi spiegare perché, un motivo per cui tu non sei stato titolare nella nazionale che poi fece acqua da tutte le parti nel 74? Perché ritengo... Io giocavo titolare, io Morini giocava, era la riserva. Però mi ricordo che un mese prima, una partita, mi ruppi un dito d'un piede. Recuperai, però non recuperai bene, non riuscivo ancora a mettere la scarpa bene, e quindi poi quando siamo andati lì al mondiale con Vaccareggio ho detto, mister, no, non ce la faccio, non riesco a mettermi la scarpa, e non giocai, ecco. Ah, ecco, quindi... Ma io dal 72, quando entrai, mi ricordo Lussemburgo, io giocai terzino sinistro, sì. Se non sbaglio, perché non c'era Facchetti. Sì. Poi c'era Rosato, mi ricordo, c'era Burni, poi dopo giocai sempre centrale, ecco, stopper, come si diceva una volta. E quella volta successe questa cosa qui, ma io ero già titolare prima, se non avevo problemi, diciamo, di salute, avrei giocato, per fortuna non ho giocato. Vabbè, ma non sappiamo se la tua presenza poteva cambiare... Non sappiamo, rimaniamo nel dubbio, non sappiamo. Senti, poi un'altra cosa, mi chiede un mio amico che è un nostro collaboratore, lui cura il basket, mi chiede Paolo Arborio il motivo per cui da un momento a un altro sei stato, diciamo, un po' te ne sei andato a Bologna, ecco, qual è stato il motivo? No, lì fu una cosa, successe una cosa un po' sgradevole, ci fu un po' di attrito con il presidente Frezzoli per una sciocchezza, e mi ricordo che Mazzola nel 74, eravamo al mondiale insieme, mi disse, cioè, è successo questo e quello, ho sentito che ti vogliono vendere, io ho detto vabbè, che mi vendano, io spero che il mio sostituto poi sia più bravo di me, ecco. Io invece poi ho visto che i sostituti nell'immediato non ci sono stati molti, ecco. Però ci fu proprio un disguido, un po' un battibecco con il presidente, una cosa privata che non ci trova niente, lui si offese, ecco, un Frezzoli, ma non, poi è andata bene lo stesso. Appunto, tant'è che sono poi andato tu... a Bologna, sono stato bene, sono sempre stato titolare. Hai detto sempre che Bologna è stata la tua seconda patria. Sì. Anche sì, perché lì hai incontrato un mio amico che è Beppe Savoldi. Un grande. Sai cosa dice sempre Beppe? Sai perché ti ha comprato il Bologna? Perché quando io venivo a Milano a giocare con l'Inter, non la prendevo mai perché mi marcavi più tu. Ah, okay. Allora gli ho detto, comprate Bellucci che almeno quando vado con l'Inter faccio gol. In settimana lo chiamo e verificherò se è vero. Certo, chiediglielo. Senti, chiedi. Vabbè, a parte gli scherzi, andiamo al 1978 e lì si apre un'altra grande pagina, perché tu in quel caso lì sei titolare, tra l'altro in una squadra, se vogliamo, era la Juventus, in fortissima, quel mondiale. Fortissima, secondo me. A detta di Berzotto era la più forte che ha mai avuto lui. E io sono d'accordo con te e con Berzotto. Sì, senti, sì. Francia, Ungheria e Argentina. Tu giochi tutti e tre le partite, però ti infortuni con l'Argentina al settimo minuto. Ma allora successe questo, io quando sono andato a quel mondiale, io avevo avuto un infortunio molto grave, purtroppo ne ho avuti molti nella mia carriera di infortuni.
e quando arrivai al mondiale non stavo proprio benissimo, però Berzot aveva talmente fiducia in me che mi disse: non voglio sapere niente, tu devi giocare, punto. Quindi quando uno ti dice così diventi un leone, magari giochi anche se non sei proprio al 100% delle possibilità. Poi iniziò subito male, perché bravo, la Francia, la Comini fece gol dopo 30 secondi. Stiamo vedendo il gol. Ma credo che il marcatore dell'attaccante eri tu. Sì, sì, sto dicendo, la Comini fece gol. Sì. Proprio partì Six, mi sembra, sulla sinistra. Sì. Fece Gentile, non riuscì a prenderlo. Fece un cross improvviso, io mi scivolai o mi mancò l'appoggio di un piede per saltare, mi anticipò e fece gol. Ecco. Senti, poi con l'Ungheria andò molto bene, come andò con l'Argentina, molto sì, bene, sì, lì sì. Ci fu un tuo infortunio, come noi abbiamo detto. Sì, lì dopo 10 minuti abbi un problema ancora al ginocchio, sempre il solito ginocchio, e quindi poi recuperai altri con l'Austria, sì, e con la Germania, fece altre due partite, poi mi si rigonfiava continuamente, dovevo sempre fare delle iniezioni per aspirare il liquido, quelle cose così, alla fine non camminavo più, quindi dissi basta. Senti Mauro, diciamocelo francamente, quell'Argentina vinse il mondiale, poi la storia ha detto quello che sì, ha detto. L'Olanda vi eliminò, si disse, anche a causa di due gol del nostro amico Dino Zoff. Lui lo disse. Ma il nostro amico Dino Zoff, però nell'82 poi gliel'ha fatto rivincere il mondiale. Bravo. Bravo. Quando parò quella palla Socrate sulla riga, io questo me lo ricordo. Senti Mauro, una domanda: quanto era pesante, nel senso buono, e quanto valeva quella maglia azzurra in quegli anni? Ma io ti dico che veramente ora sembra una cosa un po' detta così per dire, però per un giocatore arrivare alla nazionale è il massimo della vita. Poi quella nazionale lì, ma fino a poco tempo fa, secondo me, la nazionale era più amata, la gente conosceva le formazioni, sapeva. Adesso ti giuro, io non mi diverto più tanto a vederla, anche perché gli stranieri sono a migliaia, i posti nazionali devi prendere gli oriundi, ma che l'Italia è il paese dei difensori, devi prendere gli oriundi, e l'Italia è il paese dei portieri, è sempre stato il portiere migliore del mondo, sono tutti brasiliani che non sono mai stati buoni a fare portiere, non so, è cambiato tutto, quindi quella squadra era davvero forte, quella nazionale era il massimo che potevi avere. E poi chiudi la carriera giocando in una pistoiese col mio amico, sì, Vito Pinelli. Poi sono stato a Napoli, sono stato anche a sì, Napoli. Sì, eh. Sì, sì, un anno a Napoli. A poi Napoli nell'80, che ero ancora nazionale, ho fatto gli europei io lì a Napoli nell'80. Sì. Con la nazionale. Poi sono andato l'ultimo anno a Pistoia perché mi chiamò il mio amico Lido Vieri. Bravo. Che era con Fabri, faceva l'allenato. Dai Mauro, vieni qua, fai qua un... Sono andato là, dopo girone d'andata andavamo benissimo. Avevamo fatto di un'annata strepitoso, poi ci facevamo male io, Rognoni e Frustalupi, sì. Purtroppo la Pistoiese le riserve non ce l'aveva, non era come le altre squadre, ce l'avevamo noi 11 e basta, ecco. E poi c'era anche il mio amico Vito Chimenti, come ti dicevo. Sì, Vito, grande Vito Chimenti, Vito era un personaggio incredibile, un grande giocatore, due piedi fantastici. Due Senti piedi Mauro, fantastici. Ti voglio fare l'ultima domanda, perché noi apprezziamo l'uomo, questa sera abbiamo apprezzato l'uomo, il campione lo abbiamo apprezzato tanti anni grazie, fa. Grazie, grazie. E ti voglio chiedere, perché me lo posso permettere, ti voglio dire certo, tre nomi, e pochissime riflessioni su questi tre nomi. Allora, uno, Enzo, come Berzot, un altro, sì, Giacinto, come Facchetti, sì, un altro, sì, Gaetano, come Scirea. Beh, ma hai fatto venire la pelle d'oca, te lo giuro. Mi hai fatto emozionare. Scusami. E cosa ti devo dire di più? Hai fatto tre nomi, sono stati con Gaetano o meno, perché lui era nella Juve, con Giacinto e con Berzot era un papà, e Giacinto è stato mio fratello più grande, ecco. Bene. E allora Mauro, questa sera abbiamo parlato con un ex calciatore, abbiamo parlato con un grande uomo, abbiamo parlato con un grande amico, una persona che ha scritto. Prima mi hai detto un ragazzo, ridillo ancora che mi piace. Abbiamo parlato con un giovanotto e quindi con grande umorismo e soprattutto con grande piacere salutiamo Bellugi, che abbiamo conosciuto nelle figurine, abbiamo conosciuto tramite le immagini della RAI e questa sera abbiamo conosciuto dal profondo del suo cuore, perché ci ha allietato una meravigliosa serata e una grande intervista. Ciao Mauro!
troppo buoni ragazzi, un abbraccio a tutti gli amici siciliani, un grande abbraccio, ciao. Ciao Mauro, un abbraccio grande, ciao.